Gli ultimi agli occhi del mondo, i primi per quelli di Dio. Sono i senza fissa dimora, i poveri, i diseredati accolti solo dalla strada. Sono gli scartati, come li ha sempre chiamati Papa Francesco, che a loro ha voluto rivolgere la carezza più inattesa. Un giubileo a San Pietro, nel cuore della cristianità, nell'ultima domenica prima della chiusura dell'anno santo. L'associazione Fratello ha organizzato un pellegrinaggio per 6.000 persone di 22 paesi diversi, giunte in Vaticano per dire grazie alla Chiesa che ha aperto loro le porte, che ha restituito dignità, e per dire il loro eccomi a Papa Francesco. François Le Forestier, portavoce dell'associazione Fratello. Per loro incarna la figura di un padre, ed è anche una figura genitoriale che li ama, affettuosa. Molti senza tetto non hanno avuto l'amore di un padre e di una madre come avrebbero dovuto avere. È importante far capire la portata di questo viaggio a Roma per una persona senza tetto o che lo è stata. Si tratta di un'impresa straordinaria, perché nel cuore ha molta vergogna, paura, angoscia, e pertanto ora sperimenta certamente una grande gioia per il fatto di recarsi a Roma, ma allo stesso tempo vive un grande timore, una grande inquietudine. Le fatiche di vite difficili, la precarietà che pesa sull'anima, il sentirsi perduti per sempre. Tutto questo nel cuore di chi arriva dal Papa, di chi pensava che non avesse più una possibilità di riscatto, come Michel. Michel è una persona che vive per strada a Parigi e che ha commesso un grave crimine nella sua vita, ha ucciso una persona. È finito in prigione e si è scatenata una spirale molto negativa. L'ho incontrato per strada in occasione di un giro che facciamo con la mia associazione a Parigi durante l'inverno. È stato accolto da una parrocchia, da una comunità parigina. Qui ha veramente riscoperto la pace che gli offriva il Signore Gesù Cristo. E poi, inizialmente, quando abbiamo parlato di fratello, lui ne è stato subito entusiasta, ne è stato felice perché era per lui un modo di esprimere la propria riconoscenza, ma anche di poter incontrare il Papa, di vedere Roma e di sentirsi maggiormente accolto dalla Chiesa. Una Chiesa in grado di mostrare ai poveri che spesso lo sguardo dell'uomo di oggi, distratto e indaffarato, tende a fuggire. Ed è proprio quello sguardo che provoca e interroga. È lì la carne di Cristo. Ma, ha detto più volte Papa Francesco, se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta resta chiusa, anche per Dio. Credo che il Papa di fatto ci inviti a vivere questa fraternità con i più poveri nelle nostre parrocchie, perché ci dice che è una condizione per accogliere il Vangelo e per conoscere la vera gioia.